grazie a tutti voi che siete qui, grazie ai gentili ospiti. Sono Raffaele Vistico, giornalista del Garantista, italiano da poco in edicola. Chiusa questa parentesi autopromozionale, edicola molto discreta, possiamo procedere con questa giornata che ha due semi conduttori. Uno è, diciamo, vi voglio presentare un bel testo, un bel libro. Ho l'autore qui vicino a me, alla mia destra, si chiama Pietro Nardiello e ha scritto Un sogno meraviglioso, che è anche a disposizione di chi volesse prendere una copia, acquistare una copia qui all'entrata dell'aula. E insieme, visto che questo testo è incentrato su un luogo particolare, più che su un episodio particolare, il luogo è il camping Leggiare di Soverato, che tutti noi qui a Catanzaro conosciamo bene, in Calabria conosciamo bene per quanto successe la notte del 10 settembre del 2000. È una data tonda e quindi ce la possiamo benissimo ricordare, a parte l'impatto emotivo che la data ci porta subito a ricordare. Insieme a Pietro Nardiello ho illustri ospiti che presento velocemente, partendo dalla mia sinistra. C'è Antonio Slomo, che è l'assessore comunale alla pubblica istruzione, c'è Monsignor Antonio Cantisani, forse se vediamo la forza meglio, altrimenti. C'è Monsignor Antonio Cantisani, che è arcivescovo emerito di Catanzaro Spinace, la vostra dirigente scolastica, professoressa Francesca Bianco, e poi abbiamo ancora Rita Tulelli, che è presidente dell'Associazione Universo Minori, e poi abbiamo qui ancora a destra abbiamo Daniele Sglo, che vi presento subito, è uno studente di sociologia, ma lui dice di essere principalmente un attore provenzo, diciamo così, si è così presentato. E allora, per rompere il ghiaccio, direi subito di ascoltare una breve lettura che Daniele ci farà, tratta da Un sogno meraviglioso di Pietro Nardiello. Porto di mare. Non fai in tempo a stringere amicizia con qualcuno che è già giunto il momento dei saluti. Il campeggio, però, è un luogo diverso da tutti gli altri. Lo si costruisce e lo si smonta insieme, proprio come si fa con un circo o la scenografia di un teatro. Il campeggio è un luogo pieno di umanità. Chi vi soggiorna si offre agli altri, nei quali però ricerca qualcosa di se stesso. Si tratta di una filosofia di vita che si compie a stretto contatto con la natura, senza veli o possibilità di nascondersi. Il campeggio è un luogo semplice ma magico, al quale è facile affezionarsi e sentirlo, così, anche un po' proprio. Si sorride agli amici e a coloro che si incontra per la prima volta. Si tende la mano un po' a tutti, senza chiedere nulla in cambio. Con facilità si aggiunge un posto a tavola. Poi ci sono gli animatori, quei witti che ti offrono allegria, provando a rendere il protagonista delle loro invenzioni. Quelli che piangono con un occhio per salutare chi parte e con l'altro invece sorridono per porgere il benvenuto ai nuovi arrivati. Il campeggio è tutto questo, ed anche di più. Una famiglia che cresce ed aumenta con il trascorrere degli anni. Un temporale vissuto insieme, una canzone o una foto sbiadita. Il campeggio è una favola a lieto fine, quel luogo che si racconta ai bambini, che c'era una volta, tanto tempo fa, l'isola che in inverno non c'è. L'applauso chiaramente in questi casi è rivolto sia alla voce, provetto, sia chiaramente a chi ha scritto le parole,
all'autore con cui avremo modo durante la mattinata di parlare più estesamente. Direi adesso di passare la parola per un saluto alla professoressa Pianto, e devo dire che proprio ieri sul Corriere della Sera che ho portato con me nel Comune di Anzionantieri, lunedì 8 dicembre, è la festa dell'Immacolata, ho letto questa bella cosa che mi ha in qualche modo, come dire, quasi inorgoglito di venire qua oggi, perché il titolo che lo leggo del Corriere della Sera, quindi è importante: quegli insegnanti dell'Istituto Tecnico al premio per il miglior prof del mondo. C'è un premio che è un premio mondiale, di interesse mondiale, che si chiama Global Teacher Prize, in cui vengono selezionati i migliori professori insegnanti di tutto il mondo, e poi viene chiaramente, ed è un premio americano con una fondazione importante, qui a capo c'è il presidente onorario Bill Clinton addirittura. Ebbene, per l'Italia sono stati selezionati soltanto due insegnanti tra i 50 di questa rosa mondiale, e sono ambedue due insegnanti di un istituto professionale. Uno è la signora, si chiama Daniela Bosco, è un'insegnante della provincia di Rovigo, l'istituto professionale della provincia di Rovigo. Il professore invece, il suo collega, si chiama Daniele Manni ed è insegnante di un istituto tecnico professionale di Lecce. E quindi abbastanza vicino a noi. Uno si occupa, la professoressa si occupa dei ragazzi con disabilità, in particolare in questa scuola, mentre il professore si occupa, spinge gli alunni a creare le start-up, queste nuove aziende che vogliono creare uno spazio in questo mondo molto difficile degli affari, della finanza e dell'industria italiana. E quindi con questa introduzione passo la parola alla professoressa Bianco, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un saluto carissimo, benvenuto al consiglio Pellicari e all'assessore Giova, all'autore del libro e alla dottoressa Ferri. Io ho letto questo libro e per me è stato un salto a cercare quel campeggio che io frequentavo, come penso tanti di noi, frequentavamo insegnanti. E io ringrazio il dottor Nardello di questa descrizione che lui fa del campeggio della nostra Calabria e della gente che c'è qui nel campeggio. Sono dei punti molto, molto significativi, sia nel bene che nel male, perché io credo che una tragedia come quella delle giare non possa passare, non è passata inosservata, però noi dobbiamo ancora oggi chiederci quanto è stato fatto, quanto quella tragedia ha segnato il modo di fare politica, il modo di gestire il territorio, il modo di gestire il nostro turismo, la nostra terra. E mi ha colpito molto la frase del farmacista: le regole. Queste regole che molto spesso noi calpestiamo, queste regole che noi molto spesso non teniamo in considerazione. Però noi stiamo parlando dei giovani, a quelli che verranno, a quelli che retoricamente si dice saranno il nostro futuro, ma il nostro futuro deve poggiare ben saldamente i piedi sul nostro passato. Il nostro passato è fatto anche degli errori, per questi errori noi dobbiamo partire per migliorare la società. Quindi io ringrazio la dottoressa Tulelli che ha voluto onorarci di questa giornata, ringrazio ancora una volta il dottore Nardello proprio per questo affresco che ha fatto della Calabria e di quel campeggio, che era un campeggio particolare. Lui parla molto spesso di quel trenino che tutti noi abbiamo preso, cioè che io almeno ci andavo e lo prendevo. Io ci ho preso una cara amica in quella tragedia. E quando ho letto della telefonata la mattina, la notizia, mi è venuta in mente la mattina di quella domenica. Io ero andata a messa, tornata da messa e ho trovato un'amica, gridando, dice: sai, è morta. Chi è morta? È morta quella concentrazione che lei cita lì.
E allora io c'ero stata una settimana prima a fare visita a questi amici del convegno, e ho sempre pensato, quel giorno entrando, vedendo tutto quello che mi hanno risposto quel giorno dei funerali, ho pensato sempre che se fosse successo una settimana prima non ci sarebbero state chiese, non sarebbero passate le chiese per ospitare. Cioè voglio dire, perché era pieno, strapieno quel campeggio, e lei che c'è stato non lo sa benissimo. Quindi è una giornata per, diciamo, è un ricordo di quello che è successo, ma non deve fermarsi, non deve essere solo un ricordo. Deve essere per noi deve spronarci a fare sempre meglio nel nostro lavoro. Lei ha parlato di insegnanti. Gli insegnanti fanno un lavoro meraviglioso tutti i giorni, che se ne dico, voglio dire molto spesso. Lavorano e inculcano nei nostri ragazzi dei principi sani, che poi li condurranno saggiamente nella vita. Quindi un ringraziamento a tutti e una buona mattinata. Grazie. Grazie alla professoressa Bianchi, grazie anche per la testimonianza che ci dice anche del clima particolare di quelle giornate, e che viene sempre, che hanno inciso tanto in parecchi concittadini, insomma, in tutti quelli che conoscevano l'attività poi del gruppo che gestiva, insomma, dell'unità, sì, che sa quanto si adopera per portare un po' di serenità, per quanto è possibile, in situazioni molto, molto difficili. Poi farò qualche riflessione su questi temi. Adesso vorrei continuare con questo breve giro di saluti, e darei il microfono ad Antonio Tromo, che è l'assessore, dicevo, alla pubblica istruzione, e non solo, a altre deleghe importanti del comune di Catanzaro. So che tra l'altro chiaramente è impegnato anche in altre situazioni nella mattinata, che fanno parte del suo ruolo, e quindi passerei il microfono a lui. Lo ricordo, tra l'altro siamo coetanei, quindi abbiamo, ricordiamo bene. Non lo so, ok, qualche dubbio. E in ogni caso è avvocato, insomma, oltre che essere assessore, insomma, è un uomo che sa. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Io naturalmente il saluto all'amministrazione comunale è doveroso. Guardate, c'è questa associazione, Universo Minori, che sta facendo veramente tanto. Io vedo la dottoressa Tonelli impegnata. Almeno una volta al mese mi chiama per essere presente, perché c'è una manifestazione promossa dall'associazione Universo Minori. È la seconda volta che veniamo qui. Oggi è una giornata particolare, c'è il nostro arcivescovo, che era arcivescovo all'epoca, e io ero assessore all'epoca, pensate un po', ma non sono stato assessore dal 98 fino al 2014 ininterrottamente. C'è stata una pausa, c'è stata una pausa. E ricordo perfettamente sia i giorni successivi all'evento, quindi con tutte quelle bare nel Duomo di Catanzaro, perché guardate, però lì non fu un lutto della città di Soverato, ma fu un lutto della città di Catanzaro, perché tutte quelle persone che sono venute a mancare quel giorno, erano tutti quanti cittadini catanzaresi. Io ricordo anche la professoressa Zinzi. Ricordo tanta di quella gente. Io chiamavo da bambino, lo chiamavo Tutù, ed era Salvatore Simone. Io facevo l'elettrauto insieme al fratello, e c'era questo elettrauto che era proprio sotto casa mia, in via Fontana Vecchia. Io abitavo in via Turco già allora, e ricordo questa figura bella, di uomo buono. Si vedeva che era un uomo buono. Ma tanta altra gente, c'è qualcuno che non è stato neanche trovato. Vedete Vinicio Cariolo, l'amministrazione comunale di Catanzaro ha intitolato la piscina comunale a questo giovane che è morto. Ma poi mi ha colpito un sacrificio particolare. Voi tutti ricorderete, erano ospitati
stati i disabili ad unitarsi quel giorno, in quel periodo presso Leggiare, e c'era un ragazzo che aveva accompagnato i genitori, accudiva i genitori entrambi disabili. Lui si è sacrificato, è morto lui e ha salvato i genitori. Queste qua sono delle cose, guardate ragazzi, che fanno venire i brividi ancora oggi a distanza di 14 anni. E tutti noi, che diciamo più grandi di noi, anche se Mego è più anziano di me, che lui ne dica, ricordiamo perfettamente quella giornata. Io eravamo nella prima settimana di settembre, non ricordo il giorno esatto, quindi ancora tanti di noi eravamo a casa al mare. Io non ero a Soverato, ero a Copanello, però ricordo perfettamente quella giornata, perché anche a Copanello ci fu un'inondazione di acqua. Io dovevamo passare davanti casa, dovevamo passare di tutto, dovevamo passare frigoriferi, lavatrici, televisori abbandonati, e questo qua era un segnale molto brutto, perché dava l'indicazione dell'abbandono del territorio. Perché ricordatevi che queste tragedie, questi fatti, quando succedono queste cose così gravi, vuol dire che il territorio è abbandonato, ed questi fatti sono causati dalla noncuranza, non dalla malcura, dalla noncuranza della sicurezza degli altri, della sicurezza di tutti. L'amministrazione comunale di Catanzaro, io questo qua ve lo dico anche perché siamo tutti di Catanzaro, la maggior parte, ve lo dico, dopo l'esperienza dell'anno scorso, perché abbiamo avuto anche noi un'inondazione qui, soprattutto nei quartieri periferici della città, qui a Santa Maria fino a Catanzaro Lido, si è preoccupata, si è partiti in anticipo con la famosa pulizia dei canaloni. Ogni tanto leggete sui mezzi di informazione: non è stato fatto questo, oppure questo consigliere sollecita la pulizia di questo canalone. Ma perché, guardate, un'amministrazione attenta, anche grazie ai consigli comunali che sono sul territorio, perché il sindaco, l'amministrazione attiva che è composta dal sindaco e dalla giunta, si preoccupano di procurare i mezzi a che si possa intervenire per poter porre riparo a queste situazioni che sono gravissime, sono situazioni di emergenza. E allora che cosa bisogna dire? Facciamo i complimenti all'autore del libro, perché ci ricorda un fatto gravissimo. Io vi invito a leggerlo questo libro, vi invito a leggerlo perché si possono trarre degli insegnamenti. Tutti quanti noi conoscevamo il campeggio delle Giare, era un campeggio bellissimo, era posizionato in un angolo veramente di paradiso, perché ancora oggi se uno va a fare il bagno da quelle parti si ricorda non del campeggio, ma si ricorda la bellezza di quel posto che era così bello, ma adesso è un posto triste, perché arrivando c'è la lapide con tutti i nomi delle povere vittime che ci hanno abbandonati quel giorno. Quindi soprattutto ai ragazzi, guardate, noi l'abbiamo vissuto, però questo qua può essere un modo per imparare a vivere e a non vivere più delle tragedie del genere. Quindi grazie dell'invito, i complimenti all'autore del libro, alla vostra dirigente scolastica che si rende promotrice di queste bellissime manifestazioni che devono interessarvi tutti quanti. Perché guardate, sì, la scuola ha un ruolo fondamentale, ma la scuola acquisisce un ruolo fondamentale anche attraverso queste giornate, perché sono delle giornate di insegnamento, non sono delle giornate di vacanza oggi. Voi non è che siete in punizione per stare qua ad ascoltare me e tutti quanti gli altri, che oggi siamo qua a intrattenervi e a salutarvi, ma sono delle giornate fondamentali perché vi fanno apprendere delle cose di cui poi voi potete mettere in atto e utilizzare nel corso della vita che vi aspetta. Sarà una vita bellissima sicuramente, e quindi tanti auguri a tutti, ci avviciniamo anche a Natale, quindi credo che occasione più bella, anche con il nostro arcivescovo emerito, che io ricordo perfettamente nelle sue bellissime omelie. Lo ricordo quel giorno, insieme al sindaco, insieme a noi, a tutti quanti, davanti a quelle bare. Era un momento particolare, oggi è un altro momento, un momento diverso. Noi oggi siamo qui a ricordare delle persone attraverso un libro, attraverso un autore che si è preoccupato di farci ricordare e far conoscere a voi quello che è successo. Quindi grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti.
Grazie. Io vi saluto. Saluta. Perché c'ho... vado a fare anche l'avvocato oggi. Va bene. No. Arrivederci. Buone cause allora. Sei contento. Ringraziamo il tenente della Marina dei Carabinieri Massari per aver trovato il tempo di trovarci. Non capisco. No, invitavo forse il tenente a sedersi. Ah, bene, bene. Sono qui anche perché tra 5-10 minuti ho sempre. Grazie, grazie. Allora, io a questo punto direi di interrompere un attimo questa presentazione, signore. Un attimo di pazienza e saluto a lei. Voglio parlare un attimo con l'autore. Dove lo so? No, perché allora, Pietro Gardiello è l'autore del libro, quindi per definizione è scrittore, ma solitamente fa il giornalista, penso, vero? È un giornalista di quelli moderni, quelli che non sono, diciamo, praticati a un solo posto, ma si occupa di tante cose in questo mestiere che è diventato sempre più difficile, sempre più, diciamo, come dire, anche questo brutto termine, multimediale, bisogna ormai saper fare di tutto, muoversi in mille situazioni. Un sogno meraviglioso è un racconto lungo, diciamo, ecco, un romanzo breve, narra di un'esperienza di vita comune, in quel finire di secolo, di millennio, no? Perché poi era il 2000 e quindi cambiavano tante cose in Italia e forse era l'ultima estate in cui si ragionava in vivo, forse, adesso non ricordo bene, ma probabilmente forse una delle ultime. Quindi è nata di questa storia che, diciamo, sulla strage, in effetti, sulla giornata del 10 settembre ha poco a che vedere, perché si ferma immediatamente prima. Questo fermarsi prima è una cosa che dà da pensare, perché è, diciamo, descrivere la normalità degli eventi, della vita umana, prima che succeda qualcosa che tutti avvertono come irreparabile. Ed è un esercizio che ha svolto in Ardiello, ma svolgono tanti autori, tanti, perché c'è questo mistero del fatto che si compie all'improvviso senza che nessuno se ne accorga prima, senza che nessuno possa farci nulla. Sono gli autori americani che sono moderni, che sono molto esercitati rispetto alla grande tragedia per definizione di inizio secolo, l'11 settembre del 2001, quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle. Ebbene, ci sono, perlomeno che io abbia letto, tre grandi scrittori americani che hanno voluto fissare l'immagine prima della tragedia, prima che quegli aerei andassero a colpire le torri, e sono autori di grande importanza. Sono Paul Auster con La follia a Brooklyn, un bellissimo libro, sono Don DeLillo, che è lo scritto Uomo che cade, con la figura, ricordate, del signore che scendeva verticalmente, ci costruisce tutta una storia. E c'è un giovane autore che si chiama Fire, che ha scritto, adesso non ricordo, forse incredibilmente vicino, il titolo adesso non sono molto bravo con le citazioni, comunque l'ho letto pure per libro ed è molto bello. Questo cosa voglio dire? Anche Pietro Gardiello, era un'estate per lui normalissima, perché aveva finito le sue racconto, quantomeno aveva finito a Milano, era a lavorare in un'agenzia di comunicazione, eccetera, era estate, quindi bisognava decidere cosa fare, dove andare a passare quei 15 giorni di vacanza, e allora quasi per caso arrivano a sbarcare, a alleggiare a Soderato e vengono immersi in questo clima bello, molto bello, meraviglioso, di un posto, come diceva prima l'assessore, era molto bello, poi qua si apriva sempre la vicenda, che era un posto molto bello, forse non doveva essere messo proprio lì, perché di questa natura nostra calabrese possiamo dire di tutto, che è bellissima, ci avvolge, la vediamo, la viviamo, la comprendiamo poco, poi però a un certo punto ci sono sempre, come dire, i conti che vanno saldati.
di questo parleremo dopo, anche con l'aiuto di un signore che è in pubblico e poi vi presenterò. Però con Pietro Nardiello volevo innanzitutto spendere qualche parola su questo. Quando hai pensato intanto di scriverlo? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie a Rita che è stata la coordinatrice di tutto, poi personalmente ringrazio da tutti, tutti i miei amici che sono qua. Questa per me non è la presentazione come tutte le altre. Il libro è uscito il 20 novembre, l'ho presentato a Napoli, ma sicuramente questa è una presentazione un po' particolare, un po' speciale. In Calabria ci sono da 20 anni, la prima volta ci ho messo piede per caso nel 95, perché il titolo di Galeotto di un amico ha veramente puntato sulla cartina del dito sul suo grado, e da lì la mia vita è completamente cambiata. Cambiata perché poi ho trovato moglie a Reggiare. C'è una signora che ride, e ti sei incastrato. È stata una bella esperienza, la Calabria è stata positiva anche in questo. L'idea di scrivere questo racconto è nata immediatamente qualche giorno dopo la tragedia, subito. A differenza delle altre volte dove mi sono immediatamente documentato, ho voluto vedere le cose, ho voluto vedere i posti, ho voluto parlare con le persone, mi sono visto in silenzio stretto, non ho visto né foto. Sul luogo del campeggio ci sono ritornato solamente un anno dopo, non so perché, ma è stato così, non me lo chiedete, non volevo vedere nessuna foto. In un momento in cui viaggiamo, iniziamo a viaggiare in web, iniziamo a viaggiare sui quotidiani, riuscivo a malapena a sentire gli aggiornamenti in TV. Ho scritto qualche brevissimo articolo subito dopo su qualche giornale locale per ricordare sempre quello che era stato, e allora mi sono detto, con tanto tempo così, è stata una catarsi interiore di raccontare questa esperienza, questa armonia che mi provoca questa terra, ma al di là dell'affetto ai luoghi, un affetto fatto che nasce con le persone, da 20 anni continua ad alimentarsi. Io non sono andato a dormire all'albergo, non sotto l'Ime, sotto il mio nome, sono a casa di amici. E questo testimonia come il sogno meraviglioso continua da 20 anni. Poi si interrompe, tutti si aspettavano da me, visto che provengo da un giornalismo d'inchiesta, un libro d'inchiesta, e quindi ho meravigliato un po' tutti facendo una sorta di racconto lungo, perché volevo provare a raccontare quello che era stato e che abbiamo perso. La Calabria è particolare per un semplice motivo: io provengo dalla Campania, quindi siamo già in una regione dove è piena di bello, ma non te ne accorgi. In Calabria il bello lo devi sudare ancora di più, due volte, ma quando lo raggiungi ti senti estasiato. E questo non è un affresco bozzatistico, perché farei un danno anche a me stesso, ma è una sensazione che provi all'interno. Cioè, anche ieri ho dovuto fare 20 km di deviazioni assurde sulla Salerno Reggio Calabria, quindi sono le stesse che si ripetono ogni anno, che ti fanno soffrire, che ti fanno patire. Però nel momento in cui io ho detto a una collega, arrivi a Lamezia, ti passa tutto l'inferno che avevi dietro. E la Calabria è una terra dove io ci ritorno puntualmente ogni anno per ritrovare gli amici, per venire a riprendere quello che ho perso durante l'anno. Non chiedetemi la chiave di lettura, è una cosa che trovi dentro, non c'è un motivo, non c'è una cosa. Quindi io potrei anche andarmene su un corso di montagna, però respirare l'armonia che ho, che vivo tra gli amici della Calabria, è qualcosa di magico, non si trasmette, non lo puoi trasmettere né con le parole né con mille libri, è una cosa che trovi dentro. Il sogno meraviglioso poi si interrompe quella mattina del 10 settembre, perché io veramente ho riposto il telefono con brutalità, ho detto, ma che stai dicendo? Ma mi sveglio alle 7 del mattino per dirmi che cosa. Accendo veramente il TG e poi le immagini le conosciamo tutti, quindi non dobbiamo raccontarci nulla di quello che è accaduto, di quello che è successo. Anche perché poi ci sarebbe tanto da dire. Allora non è inutile stare a puntualizzare da parte mia alcune cose, tanto le abbiamo vissute. E continuiamo a ricordarcele. Dopo 2 anni dopo sanno quello che è successo qui. Però appunto dire che questo sogno meraviglioso che è svanito, perché penso che forse raccontando tutto ciò che è accaduto un attimo prima possa invogliare a riflettere di più, a incuriosire di più, soprattutto
tutti i ragazzi che non hanno vissuto quel momento. E per me, ma come per tutti quanti gli altri, la gente di questo posto, chi ci ha perso le persone, passare su quel ponte, voltarsi e vederlo, vedere un'oscurità immensa che rassomiglia poi, ti fa pensare alla morte, ti fa pensare al buio questo dell'inferno, ti fa pensare a questo. Ogni sera quando sei qui in estate, ogni inverno, e vedere quel, non vedere più quelle luci verdi, ma vedere scuro, oscurità profonda, è un colpo al cuore. Che si ripete puntualmente ogni santo giorno, una cosa che abbiamo detto ormai. Però è bello parlare e ricordare. Il trenino sulla copertina è stato messo poi, è stato voluto perché poi può ricordare il viaggio, può ricordare, è una metafora di vita che ci accompagna verso dove non si sa, ma verso, ci accompagna lungo la nostra vita. Io poi ragazzi vorrei interloquire più che parlare, questo mi piacerebbe fare. Comunque, di nuovo grazie. Vogliamo sapere altre cose. Ho letto chiaramente il libro, mi sono occupato per motivi professionali anche recentemente della vicenda, perché ricorreva il 10 settembre del 2014, ricorreva il 14° anniversario della tragedia, e quindi mi sono interessato, ho riparlato con alcune operatrici, operatori di Unitalsi recentemente, anche perché quest'anno è successa una cosa abbastanza incoraggiante, anzi molto incoraggiante. Unitalsi è ritornata, diciamo, a riportare i suoi associati, i suoi assistiti al mare in un campeggio, ha fatto un po' distante dalle Giare, dall'altra parte, verso nord, diciamo di pochi chilometri verso in un lido di sedia marina, quindi hanno ripreso questa splendida abitudine di immergere in quotidianità gli ammalati, e quindi ho avuto modo di ripercorrere quelle giornate. C'era, adesso non ricordo più come si chiama l'organizzatrice di Unitalsi, e mi ha parlato chiaramente di quella notte. E chiaramente le ho chiesto cosa ricordava con maggiore apprensione, e a parte i ricordi strazianti di persone che non sono più, la cosa che più la impressionava è stato il buio terribile, perché non chiaramente era saltato tutto, e che l'unico riferimento vero di vita che vivevano in quel momento, pensate, sentivano soltanto lo sfrusciare dell'acqua e non vedevano niente, se non sentivano le urla o i gatti, i seguiti, le richieste di soccorso, di aiuto, non vedevano se non una luce che era un lampeggiante della polizia o dei carabinieri che era sul viadotto che sovrasta il campeggio. Ecco, su questa immagine, di questo lampeggiante, di questo chiaramente intermittente, tra l'altro, di questa luce, ci sarebbe tanto da dire. Io qui ho Monsignor Cantisani, c'è, mi pare, una frase di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, in cui parla della luce e delle tenebre, di questo contrasto, e non proprio nel mio mi pare, della luce di Giovanni. Evangelo di San Giovanni. Le do il microfono. Chiaramente Monsignor Cantisani, all'epoca l'arcivescovo titolare dell'arcidiocesi di Catanzaro, è scrutace e celebrò quella cerimonia funebre a cui partecipò, ricordo, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che portò, diciamo, il saluto di tutta la nazione, che fu, diciamo, un saluto vero, ecco, perché conoscendo l'umanità del Presidente sappiamo che partecipò veramente con il cuore a quei momenti tristi. Io darei il microfono a Monsignor Cantisani, se ci vuole ricordare quella giornata difficile. Non ci
messo un titolo all'otto che parla di sogno meraviglioso. Posso dire per me un giorno meraviglioso. Tornare qui a scuola dopo una ventina di anni. Questa scuola che sempre è considerato tra le migliori di Catanzaro. E anche oggi la fame è bella. Sì, una scuola, scusate, seria, ma aperta al futuro. E allora capite che sono molto felice di essere qui oggi, anche perché mi incontro con questi ragazzi, con questi ragazzi che diciamo che sono il nostro futuro, il futuro della società, ma per alcuni aspetti sono già l'oggi, perché voi ci dovete provocare. Beh, io sono qui, si capisce, soprattutto come testimone di quella giornata. Però consentitemi anche di esprimere le mie felicitazioni all'autore di questo libro molto simpatico, oltretutto, no? Dove si parla di una Calabria incantevole, della gente pure, prima a sapere tante cose del nostro territorio. Mi sono fermato a verifino sulla descrizione della processione della Madonna di Porto Salvo. La Calabria incantevole, anche se apro una parentesi per dire che il nostro assessore diceva che era un paradiso quell'anco, è vero? E però quando passavi, scusate, non posso confidare, dicevi, ma non sono così vicino a lui. Vabbè, ma io devo soltanto essere testimone, sono qui come testimone di quella giornata. Vi dico che ero fuori sede, seppi della notizia solo a mezzogiorno, quando aprì la televisione per sentire il Papa, no? E mi trovai invece l'edizione speciale. Cosa feci? Sono andato subito a studiare, ho reso omaggio all'esame, ho cercato di dire una parola di conforto familiare, scusate, ho cercato di dire una parola. Poi sono corso all'ospedale per visitare alcuni che erano lì a ricoverarti. Io sono vescovo, sapete da quanto? Signora, adesso posso pure fare la battuta, metà della mia vita l'ho passata da vescovo, da 43 anni. Eppure la giornata che ha creato in me il dolore più intenso. La vita da vescovo è fatta anche di gioie, no? Di eventi esaltanti, no? Anche di difficoltà, di sofferenza, ma nessuna sofferenza può eguagliare quella di quel giorno. Però il giorno più difficile fu proprio il giorno 13, quando mi toccò presiedere la messa esequale, 13 bare in cartella, 13, 12 erano adesso, no? Perché uno poi non è stato trovato. Io ogni volta che passo di lì penso a questo nostro fratello di Lucio. C'erano quel giorno tanti vescovi, sì, c'era il presidente della conferenza episcopale Monsignor Fontese, c'era Monsignor Brigantini, c'era Monsignor Cortese, Monsignor Rimedio, Monsignor Lupinacci, c'era anche Monsignor Plotti, vescovo di Pisa, presidente dell'unità, sì, ma c'era soprattutto, ecco, il presidente della Repubblica. Per cui tante volte dico che c'era una folla immensa, ma per alcuni aspetti c'era l'intero popolo italiano, no? Rappresentato degnamente dal nostro presidente Ciampi. E arriviamo al momento, posso dire, più drammatico della mia vita di vescovo, l'omelia, la più difficile omelia della mia esistenza, la più difficile.
dissi. E di fatto basta ricordare le parole con cui cominciai questo omelia. Dinanzi a certi eventi ci vuole solo il silenzio, il raccoglimento, la preghiera. Dice, ed ero sincero, mi dovete credere, le parole viste in certe occasioni. Ad ogni modo dovevo pure parlare. E dovendo parlare, credo di aver rappresentato l'umanità tutta. Quando mi sono posta la domanda è che ci peniamo anche oggi dinanzi alla morte degli innocenti. Dov'era Dio? Allora, 4 e 30, dove? E poi la risposta l'ho data. Dio era presente perché il Dio di Gesù Cristo è sempre dalla parte delle vite. Sì. Ci dà in quell'occasione anche un grande saggista cristiano, Mario Pomiglio, quale dice che quelle persone lì hanno continuato la passione. È bello. E esce in questa espressione davvero consolante. Cosa ci può essere di più consolante che questa solidarietà, non di forza, non di giustizia, ma una solidarietà di salvamento, fatta di solidarietà nella sofferenza. La centralità del crocifisso va sottolineata nel cristianesimo, perché è soprattutto morendo, dando tutto, Gesù ci ha detto che Dio è amore. Allora in certa occasione non c'è da fare una cosa che affidarsi all'amore con lettera maiuscola. E allora attraverso questa fidarsi all'amore, ecco, il Signore sensato può incontrare anche tanta serenità e non solo, la certezza che quelle persone sono vive come in questo momento e pensano a noi. Fatemi dire che sono anche felici perché noi abbiamo preso lo spunto di un libro per parlare di loro, ricordarci che continuano a darci un messaggio. Termini molto poveri, no? A darci una lezione per l'oggi. E di fatti io non lo vedia, poi disse tante cose, no? Fui un pochino forte pure, vero? Perché dissi, sono certo che la magistratura vorrà accertare eventuali responsabilità. Dissi anche che chi ha autorità si premurerà di fare delle leggi per la difesa del nostro territorio, anche se qui parlai come parla la gente, le leggi ci sono pure, c'erano già allora delle leggi, ma non basta che ci siano delle leggi, bisogna rispettarle e farle rispettare, scusatemi, non guardare in faccia a nessuno, perché in Calabria specialmente succede, no? Gli amici degli amici, gli interessi, no, la legalità è il minimum per una convivenza pacifica, però sentì il bisogno soprattutto di dire che la responsabilità è di tutti. Anzi, parlai di corresponsabilità della difesa del nostro territorio. E io sono contento di essere qui a parlare anche di educazione, tutto sommato, perché io dicevo bisogna educare ed educarci alla buona natura, formare e formarci alla cultura della prevenzione. E arrivai a dire che qualcuno mi parla di fatalità, la fatalità è un'offesa al Signore, mi stavo dicendo una bestemmia. Allora ecco perché parlo di educazione, no? L'educazione che è potenza autentica se è un'educazione alla socialità.
l'educazione autentica se mi aiuta a vivere con gli altri e per gli altri. Non dimenticatelo mai, per gli altri. L'uomo e la donna non si realizzano se non attraverso il dono di se stessi. Questo è l'insegnamento che mi viene dalla croce, il mistero della croce. Non è un invito alla rassegnazione, no? Ma un invito a prendere ciò che si è per farne un dono agli altri. Amare non significa dare quel che è, significa dare se stessi. Educazione allora alla socialità deve significare educazione a considerare la vita. Parlo della vita tu cura, anche della vita fisica, come valore assoluto dell'ordine della creazione, valore assoluto. Ecco allora il nostro dovere è di amare la vita, a qualunque età. Papa Voitire diceva gustare anche la vecchiaia, è vero, no? Difendere la vita, promuovere la vita. E allora questo significa, siamo al nostro punto, l'educazione alla socialità è autentica se c'è una condizione ecologica. Pensate che il Papa sta preparando la prima enciclica proprio sull'ecologia, perché io non amo l'uomo se non difendo l'ambiente in cui l'uomo deve realizzare la sua vocazione. E allora, ecco, io avevo già la conclusione, ma cosa bisogna fare? Ma intanto bisogna considerare il creato non una proprietà di cui possiamo disporre come vogliamo, peggio ancora, poi si viene considerata proprietà di altri. Ma il creato va considerato, come dice il Papa, un regalo di Dio, un dono di Dio, un dono davvero prezioso. Ma pensate, il primo libro della Bibbia che dice che il Signore piantò un giardino nell'Eden e vi collocò l'uomo. Quanto è bello. Ma perché l'ha collocato lì il Signore? Come sapete, dice la Bibbia, quanto è bella questa parola, per custodire. L'uomo custode del creato, custode dell'ambiente in cui tutti, senza differenza, devono poter realizzare anche le loro attese terrene, le loro attese umane. Ecco perché allora il creato, è chiaro, deve poter essere goduto da tutti. Però anche qui dico, come ci insegna anche il Papa, con rispetto e con gratitudine. Rispetto significa capire il linguaggio della natura, rispetto significa scoprire le leggi della natura e seguirle queste leggi. E io vi devo dire che mi ha colpito quando ha detto il Papa poco tempo fa, parlando di queste cose, è un'espressione molto forte che mi ha impressionato. Il Papa l'ha detto come riportata dalla voce di un contadino. Dio perdona sempre gli uomini in qualche modo, la natura mai. Se la violentiamo, ecco, andiamo contro noi stessi, ecco il problema. Allora è necessario, ecco, un'educazione capillare. E complimenti a questa scuola che porta questi problemi avanti. Educazione alla ecologia che va fatto rendendo grazie al Signore di Gesù. E allora io, mentre ancora una volta ringrazio dell'invito, saluto la nostra dirigente, il moderatore, l'autore, l'universo Milori e tutti i resti, e mentre mi compiaccio dell'iniziativa, ecco, è ora di poter considerare la tuta, come la consideriamo Francesco e Assisi, ricordate, la madre terra, no? Che sorella. È vero? Ecco,
Allora questo è l'augurio che vi faccio con tutto nel disarmo del cuore, che col vostro impegno, con la vostra formazione alla socialità, all'amore, alla vita, all'ecologia, possiate preparare picchi la vita in questo mondo, un mondo dove davvero si ha il gusto di vivere. Grazie. Grazie Monsignor Cantissani, un applauso che sta bene perché non è l'omelia, quindi dopo l'omelia, solitamente si sta in silenzio e in raccoglimento, questo è invece un intervento che ci ha toccato particolarmente, grazie. Grazie a lei. Bene, adesso proseguiamo con la nostra... i nostri lavori. Volevo passare la parola a Rita Turelli, dottoressa Turelli, che è presidente dell'Associazione Universo Minori, che ormai da qualche anno è al centro di iniziative belle come questa e simili in quel territorio che è sempre al confine tra l'intervento, diciamo, di ordine sociale e culturale. Spesso la vediamo, come dire, impegnata nella presentazione di alcuni testi che evidentemente ritiene particolarmente meritevoli di questo approccio, e per questo gli chiederei perché ha voluto organizzare questa mattinata e perché presso questa scuola. Buongiorno a tutti e ringrazio la dirigente scolastica, la dottoressa Francesca Bianco, e ringrazio tutti i professori della scuola Epsia di Catanzaro, in particolar modo ringrazio il professor Alfredo Siripo e il professor Tito Arno. Io con la scuola Epsia sono particolarmente legata, in quanto la scuola non ci conosciamo da molto, ci conosciamo circa da 2-3 mesi, vero Alfredo? Ci conosciamo da pochissimo, in quanto io sto promuovendo un tour, una campagna di sensibilizzazione in quasi tutte le scuole, medie e superiori, contro le violenze, quindi contro bullismo, contro violenza di genere. E appena sono arrivata agli Ascolepsia, subito sia la dirigenza scolastica che il professor Siripo hanno sposato bene il progetto, hanno sposato bene l'idea. Per quanto riguarda invece la presentazione del libro Un sogno meraviglioso, a Pietro l'ho conosciuto tramite alcuni amici, tramite Danilo, tramite Concetta Rotundo, la pittrice che sta esponendo i quadri che vedete, bellissimi quadri che state ammirando. E io quando ho saputo la tematica del libro, perché il libro non parla della tragedia, il libro parla degli attimi prima che avvenisse la tragedia. Però poi parlando, confrontandomi con l'autore più volte, perché ci siamo sentiti più volte con Pietro, ho ricordato purtroppo quella vicenda, la tragedia delle Giare. Io nel 2000 avevo solo 16 anni, ero ancora al liceo, e quando accadde quell'episodio io lo seppi tramite alcune compagne di classe, perché purtroppo in quella tragedia ho perso un mio compagno di istituto, anzi abbiamo perso, perché era un compagno di istituto mio e di Danilo Gariani, tu ricordi, vero? Purtroppo. E prima Monsignor Cantisani parlava di prevenzione, la terra di Calabria, terra a rischio idrogeologico, però se facciamo un po' un salto indietro, dal 2000 saltiamo al 1998, nel 1998 la giunta regionale dell'epoca doveva stipulare una convenzione con l'Università della Calabria e il CNR. Poi questa procedura non fu attuata per motivi sconosciuti, non si seppe perché questa convenzione non fu stipulata. Molti dissero che non venne stipulata per delle gelosie accademiche, ma non si può pensare che per delle gelosie accademiche, perché questa convenzione era per prevenzione proprio per quanto riguardava frane e alluvioni. Se fosse stata stipulata veramente questa convenzione, poniamoci questa domanda, fosse stata stipulata veramente questa convenzione nel 1998 tra Università della Calabria e CNR, questa tragedia delle Giare forse non sarebbe avvenuta.
tanti morti non ce ne sarebbero stati. Quindi purtroppo la politica, qui sempre torna la politica, questa assenza della politica per quanto riguarda appunto la prevenzione, sia per alluvioni e sia appunto per frane. E io oggi sono veramente molto onorata di essere qui con voi e spero veramente che da qui si possano, da qui questo sia l'incipit, sia l'inizio di una serie di interventi a livello politico istituzionale per quanto riguarda appunto la terra di Calabria, una terra meravigliosa però condannata purtroppo ai mali dell'uomo. Grazie. Grazie Giovelli, ringraziamo e salutiamo il consigliere regionale Silvato Esposito, di fresca nomina, di fresca la proclamazione stamattina, va bene, e quindi poi lo facciamo e poi diciamo per un saluto e per quello che vorrà dirci. Allora, ritorniamo in argomento, la storia delle giare è lunghissima di questo campeggio, perché prima dell'episodio tragico di cui parliamo c'è la storia diciamo antecedente, che risale addirittura agli ultimi anni 60, in cui questo camping venne insediato in quella posizione lì vicino al fiume, per frane, chiamiamo fiume, come dire, con molta abbondanza, perché in effetti lo è probabilmente dal punto di vista diciamo terminologico, perché non si interrompe mai questo flusso, però ecco, le dimensioni sono veramente ridotte. C'è una lunga storia di ordine anche amministrativo e giudiziario su quel sito, che nel momento in cui però successe sembrava essere praticamente risolta, come se tante volte bastasse mettere un timbro di agibilità a una situazione perché realmente ciò accada. La natura, si diceva prima Monsignor Cantisani, ha tutto disposto, almeno che ha a perdonare, le incurie dell'uomo. Poi c'è la storia chiaramente della cronaca tragica della notte, e poi c'è tutta la storia giudiziaria susseguente alla notte, che si è trascinata come solo in tempi giudiziari italiani per 10 anni e si è conclusa con la condanna di sole 3 persone. D'accordo che la responsabilità delle cose è sempre individuale, però mai come in quella occasione si è capito che la responsabilità era invece da allargare a tutta una platea di persone su cui probabilmente nessuno si può tirare dietro e dire io non c'entro nulla, perché le tematiche del territorio sono questioni che riguardano tutti noi. E spesso ce ne dimentichiamo perché abbiamo altro da fare, però poi arriva il momento in cui qualcuno ce ne rende conto, e non è certo il destino, come diceva giustamente ancora Monsignor Cantisani. Io ho qui tra gli ospiti Marco Marchese, che invito ad avvicinarsi. Marco Marchese è responsabile dell'Osservatorio Politiche di Genere e Pari Opportunità, ed è qui perché si è occupato spesso di dissesto idrogeologico e volevo che intervenisse su questo punto. Grazie. Io volevo ringraziare prima di tutto Rita Tulelli, che mi ha invitato a questo incontro, poi sono in una scuola per cui sono particolarmente lieto di essere qui. Sono un affezionato delle iniziative di Rita, dell'Associazione Universo Minori, e veramente grazie per questa opportunità. Poi volevo ringraziare veramente di cuore Pietro Nardello per l'emozione del libro, e non lo dico diciamo per piaggeria, perché faccio un po' una confessione, sono diciamo un lettore medio, cioè nel senso sono fra quelli che viaggia fra i 35 e i 50 libri all'anno, per cui
consapevole poi dopo di questa, tra virgolette, poche possibilità nel tempo più della media, però quello che volevo dire, la produzione, voglio dire, letteraria italiana è veramente imponente, quindi se uno vuole leggere bene deve veramente selezionare. Io sono un selezionatore, come posso dire, spietato, perché se nelle prime 25 pagine non ricevo un'emozione, il libro finisce nello scaffale dei libri letti a metà o quelli che non saranno mai letti, insomma. Il suo libro invece mi ha emozionato. Mi ha emozionato per una ragione semplice, perché all'interno del libro c'è la vita di ognuno di noi, non c'è, voglio dire, la vita di eroi, di un eroe, di una storia fantastica, ma è la nostra vita. E qual è il messaggio che io ho percepito da questo testo? Ho percepito, e forse sbaglierò di interpretarlo, forse il messaggio che l'autore vuole dare al lettore è proprio l'unicità di ognuno di noi, di ogni persona, e attraverso questa unicità allora si deve andare a trattare queste unicità con la maggiore cura possibile, anche quando si parla, voglio dire, di sicurezza. Qui diciamo il contesto è particolare perché parliamo di rischio idrogeologico. Io non nascondo una mia grossa difficoltà questa mattina, mi ci trovo poche volte, perché quando ho l'opportunità di intervenire in pubblico sulle questioni magari che tratto di più, che sono le politiche di genere, le varie opportunità, e mi trovo in difficoltà questa mattina perché io, che non ho, diciamo, il conforto della fede, faccio più fatica, in quanto fare speranza non mi basta, cioè fare speranza è consolatorio, no? Domani tutto andrà bene, cercheremo di fare meglio, faremo delle leggi migliori, cercheremo di rispettarle queste leggi migliori, e quello che è accaduto magari non accadrà più. Questo per uno come me non è sufficiente, perché a me piace più seguire l'essere speranza. L'essere speranza è un concetto, diciamo, un po' diverso, perché con l'esempio e con le cose, con le buone pratiche, voglio dire, poi queste cose non accadono più, c'è una certa differenza. Questa è la mia difficoltà. La mia difficoltà nasce proprio dal problema del rischio idrogeologico italiano, che è una vera e propria peste. Proprio recentemente è uscito anche un testo proprio specifico sul disastro, sulla peste idrogeologica e politica calabrese, sulla peste ecologica, idrogeologica calabrese, dove descrive fin nel dettaglio quello che è il disastro della nostra regione da questo punto di vista, e quanto c'è da fare, e quanto c'è da fare anche in Italia, perché poi noi siamo portati sempre a parlare su quello che è accaduto, però ci curiamo poco spesso di quello che può accadere. Non siamo soltanto, adesso voglio utilizzare un po' un'iperbole per far capire bene il concetto, noi non siamo soltanto il paese dove la stragrande maggioranza del territorio è a rischio idrogeologico, che è il muro, il muretto che sta cadendo vicino a casa mia, che è, diciamo, il meno, fino ad arrivare ad uno dei pericoli per l'umanità, a uno dei pericoli più gravi che esistono al mondo. Pensiamo al rischio Vesuvio, per esempio, a rischio Vesuvio dei Campi Flegrei, che dalla regione Campania, voglio dire, ormai questa cosa qui è presa con assoluto fatalismo, ma la scienza ci dice in modo certo che prima o poi il Vesuvio erupterà, ed erupterà in modo pliniano come ai tempi della tragedia di Pompei. Mentre allora, voglio dire, nel volgere di poche ore ha incenerito 25.000 persone, si stima, oggi la stima di questa potenziale tragedia è che nel volgere di poche ore potrebbero essere incenerite fino a 2 milioni di persone. Eppure, a parte, cioè, mettendo da parte
l'informazione di settore, quella scientifica specifica, di questo non se ne sente parlare. Si preferisce più mettere la cosa, come si dice, un po' sotto il tappeto. Ecco la differenza tra fare speranza ed essere speranza, perché poi tutto si lega a che cosa? Si lega la prevenzione e fare in modo che tutto ciò non avvenga, che queste tragedie non avvengano più, si lega a quello, a una cosa semplice, alla manutenzione del territorio e all'osservazione del territorio per fare in modo che si rispettino le leggi, si costruisca dove si può e non si costruisca dove non si può, determinate opere non si facciano. Questo a che cosa si lega poi dopo a doppia mandata? Si lega all'economia, perché i soldi non ci sono. Allora, quando noi parliamo di rischio idrogeologico, e ripeto, qui mi sento davvero in difficoltà, possiamo dirci tutto quello che vogliamo, ma se i soldi non ci sono, se i 7 miliardi di euro che servono all'Italia nell'immediato per mettere in sicurezza il territorio e i 35-40 miliardi per poter mettere in sicurezza a lungo termine il territorio italiano non ci sono, dobbiamo prendere atto che queste tragedie, ahimè, come questo risolverato, ciclicamente si riproporranno nel corso dei prossimi anni. E allora che cosa possiamo fare per non fare solo speranze o essere magari speranza? Qui il problema è molto legato all'economia. E allora ci dobbiamo chiedere, e abbiamo oggi anche la presenza, voglio dire, di un mio consigliere regionale, di conseguenza qualcuno che sta nella stanza, diciamo, dei portoni, ci dobbiamo chiedere come cittadini singoli se sia giusto o sbagliato. Io ci metto vicino non soltanto il rischio idrogeologico, ma ci metto la sanità, la scuola, i trasporti e la manutenzione del territorio, almeno questi quattro assi portanti. Io mi chiedo se sia giusto tenerli nel famoso patto di stabilità, perché il famoso patto di stabilità che ci lega a doppia mandata, anche questo, a quelli che sono i trattati europei, all'economia, alla borsa, alla finanza, sta praticamente assassinando un po' alla volta tutte le nostre vite, la possibilità di avere un sistema economico diverso e avere le risorse per poter fare la manutenzione del territorio, le opere idrauliche e prevenire i disastri di Soverato e prevenire anche i potenziali disastri di rischio Vesuvio e Campi Flegrei. Questa possibilità io sono intimamente convinto che c'è. Vi ringrazio. Grazie Marchese, do subito la parola a Sinibaldo Esposito. Noi abbiamo la fortuna, lui in qualche modo più la responsabilità, probabilmente è il primo discorso, no? Che pronunci in pubblico dopo la proclamazione, e quindi in un certo senso è un momento importante. Uso un termine, lui è un medico, se lo sapete, soprattutto il medico ospedaliero. Adesso è passato alla politica, non da adesso, insomma da 12 anni, quindi non tanto, 12 anni sì, che la politica a buon livello, adesso è ad ottimo livello, uso un termine medico, attualmente è un consigliere totipotente, nel senso che può diventare di tutto, può anche forse occuparsi specificamente del tema di cui ci occupiamo oggi, e quindi lo invito a entrare subito in argomento. Grazie. Posso anche rimanere semplice consigliere regionale, un ruolo che devo ai miei cittadini che mi hanno onorato del loro voto e che spero di esercitare nel migliore modo possibile, soprattutto mettendo in campo quello che so fare, un impegno massivo, massacrante, che veramente diventa trasformazione. Poi vedremo dove arriveremo. Grazie al moderatore, vi chiedo scusa del mio ritardo, ma come avete saputo è dovuto al fatto che c'è stata una felice coincidenza per quanto mi riguarda, quello della proclamazione in tribunale come consigliere regionale. Mi auguro, Pietro, che sia di buon auspicio questa coincidenza favorevole, sia di buon auspicio per me, per il lavoro che mi attende, per te, per questo lavoro, ma anche per quelli che ti attenderanno, e che io ringrazio Pietro Nardiello
per aver parlato della nostra terra in questo libro, ma aver parlato con l'amore che probabilmente neanche noi sappiamo mettere in campo per difendere la nostra Calabria. Questo è il primo dato che ho apprezzato del tuo libro, che non ho letto, se non la prefazione e alcune recensioni. Quindi nel leggerlo poi saprò dirti in un colloquio personale quello che sono le mie sensazioni. Grazie alla padrona di casa, alla dirigente, che con grande sensibilità ha avuto questo momento di cultura estremamente significativo e importante. Altri universi dei minori, di Cattorelli, che ha organizzato splendidamente da quando mi sono sentito in luglio con Pietro Nardiello l'idea di Pietro di presentare questo suo lavoro qui in Catanzaro, e Rita Trulelli è stata brava nel gestire questa organizzazione come inizia a fare tu. Ma soprattutto l'universo dei minori dà spaccati di cultura, ma una cultura non fine a se stessa, perché da tutti quei lavori che stiamo facendo insieme, secondo me è una giusta pistola da mettere in mano come criterio di prevenzione a 360 gradi contro la violenza, contro il malcostume, contro il malaffare, contro e a favore del rischio idrogeologico, contro anche la mala politica. Saluto affettuosissimo Sua Eccellenza Cantisani, che è sempre un piacere di starle al fianco. Mi dispiace non averla sentita, perché sono convinto che se fosse stato qui ancora una volta avrei potuto godere della sua saggezza e della sua lungimiranza nel discorso che sicuramente avrà fatto a tanti giovani presenti in sala. Perché prima dicevo, io credo che oggi, sì, il libro ci pone davanti a noi una tragedia, quella del Leggiare, dove 12 persone più lo scomparso Vinicio hanno trovato la morte. Chi vi parla ha vissuto quasi in diretta della tragedia, perché la mattina ero di turno in ospedale. Mi è rimasta negli occhi la disperazione, il terrore, misto anche alla soddisfazione di essere, tra virgolette, tra i sopravvissuti di tutti coloro i quali sono arrivati in ospedale. E quello che mi è rimasto impresso nella mia mente è che tutti non pensavano al loro stato di salute in quel momento, ci sono stati 2 o 3 casi anche abbastanza importanti e gravi, ma tutti chiedevano notizie di chi non ce l'avesse fatta, in un criterio di solidarietà che probabilmente si estrinseca veramente al massimo a 360 gradi proprio nel momento della tragedia e del bisogno. Ma oggi dicevo, e lo dico a chi mi ha preceduto, perché ha fatto un intervento che ho apprezzato per la moderazione in cui lei ha posto il problema della peste del terzo millennio, quello del rischio idrogeologico. L'ha posto veramente con grande moderazione e senza strumentalizzazioni che possono essere anche dannosi quando si affronta questo tema. Perché lei è stato molto bravo a dire, è un tema estremamente importante, è il tema del futuro, soprattutto del futuro, tra virgolette, che dobbiamo consegnare ai tanti giovani che sono presenti in questa sala, ma lei ha posto il problema dei fondi e ha posto anche il problema delle norme che devono gestire questo rischio idrogeologico. Io credo che il primo passaggio fondamentale è chiederci se il decreto SACO del 1998 è ancora valido, come vademecum di quello che bisogna la politica e poi l'indirizzo della politica, e quindi i vari settori devono mettere in campo affinché si prevengano queste tragedie come quello della camping di Leggiare. Io credo che un pochettino vada rivisto, perché la natura non si ferma mai, è un continuo evolvere. È vero, Monsignore, la natura restituisce i danni che l'uomo è riuscito a fare in questi millenni, perché non è di oggi il problema del rischio idrogeologico. Ma io credo anche che ci dobbiamo porre un altro problema, che la natura avanza, la natura si muove, non è un qualcosa di fermo, non è un qualcosa di statico che noi possiamo aggredire con calma e sui tavoli della politica o della legislatura, della legislazione. Io credo che anche questo problema ci dobbiamo porre. Il nostro territorio è quello di 20 anni fa? No, perché se noi diciamo che il nostro territorio è quello di 20 anni fa, il decreto Sarno, va bene, secondo me ci nascondiamo la testa sotto la sabbia. Allora veramente i temi da trattare sarebbero tantissimi. Io voglio ritornare, perché poi io credo che la politica debba, anche in un momento così difficile di crisi da tutti i punti di vista, debba anche essere ottimista e lanciare dei pensieri positivi,
Allora io ritorno al pensiero positivo che è insito nel libro di Pietro Martelli. Uno che tra le altre cose conosce la vita, è uno che non si nasconde, è uno che opera e combatte qualunque aspetto legato al malaffare, qualunque aspetto legato alla malapolitica, con coraggio e in prima persona. Io di questo soprattutto apprezzo di Pietro Martelli, al di là del valore, tra virgolette, letterario della quota, che anche se la leggo 100 volte non sono un intellettuale fino da poterne capire magari anche la letteratura, i passi, eccetera, eccetera. Allora prendiamo insegnamento da questo libro e vediamo nelle cose positive. Nessuna tragedia può eliminare la gioia, la speranza, la vita è cambiata a Pietro Martello non con la tragedia ma con il dito posto magari sul mappamondo quando ha deciso di fare le ferie nel posto sconosciuto che probabilmente non sapeva neanche se era in Calabria, in Basilicata o in Sicilia, di Soverato. E poiché lui non conosceva Soverato, era la prima volta che tu venivi a Soverato, credo mia idea, non sapeva dove fosse Soverato, probabilmente avrà, chiedo venia, non signore, bestemmiato tanto sulla Salerno Reggio Calabria nel percorrere, e anche ieri era distrutto perché l'ho chiamato ieri pomeriggio per dirgli del mio ritardo e l'ho trovato sulla Salerno Reggio Calabria, ed è una Salerno Reggio Calabria che non è quella di 16-17, non è quella di 16-17 anni fa, figuriamoci com'era quasi 20 anni fa quando l'hai percorsa per la prima volta per arrivare a Soverato. Allora Pietro Martello non ha voluto raccontare in questo libro in modo una solidarietà, fra virgolette, che potrebbe anche essere retorica, la tragedia delle giare, ma ha voluto invece ricordare in questo suo libro la splendida terra di Calabria, che ha cambiato la tua vita perché ti sei innamorato della terra e di tua moglie. Allora se noi siamo stati così bravi da far cambiare la vita, di far innamorare Pietro Martello di una terra che probabilmente noi non siamo capaci neanche tanto di amare, ci dobbiamo porre questo primo interrogativo, dobbiamo essere fieri e orgogliosi di appartenere a questa terra, da chi ce lo insegna addirittura uno che viene da un'altra regione. E questo è lo spirito positivo che io ho raccolto nel tuo libro, per cui veramente ti ringrazio di cuore. Poi magari tu mi potrai contraddire nella tua analisi, nella tua spiegazione di perché hai voluto scrivere questo libro. Allora io dico veramente ai giovani soprattutto, amiamola questa terra, perché soltanto amandola questa terra ci può restituire quello che ha nel suo DNA. Non l'abbandoniamo, ed è un altro tema estremamente difficile, quello della immigrazione dei pensieri e dei saperi. Allora io, e concludo veramente perché sennò l'ho fatta veramente lunga, ho un compito, un dovere, e sento fortemente come responsabilità, non solo quella di essere uno dei pochi consiglieri regionali della città di Catanzaro, ma di muovermi nel contesto del prossimo consiglio regionale, soprattutto cercando di inculcare questo amore per la terra di Calabria. Spero di essermi capace di farlo nel migliore modo. Grazie. Ci avviamo velocemente alle conclusioni. Non so se c'era qualcuno dagli studenti che voleva dire qualcosa. Prego. Presente la scuola. Devi leggere la cosa. Dai Fabrizio. Chi sei? Salve a tutti. Allora, tentativo. Questa scuola sia GPS. Allora, quando è accaduta la tragedia delle Giare a Soverato, era il 13 settembre del 2000. Noi avevamo qualche anno e non riuscivamo a comprendere la tragicità dell'evento. In occasione della presentazione di questo libro, ci siamo documentati cercando i giornali dell'epoca e due cose ci hanno colpito in modo particolare. Le vittime. Erano 13 disabili che stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sarajevo ai volontari dell'Unitazzi. L'autorità delle parole che Monsignor Cantisani pronunciò durante l'omelia del funerale.
Siamo certi che la magistratura farà piena luce, individuando eventuali responsabili del disastro risolverato. Siamo anche certi che chi ne ha la responsabilità saprà affrontare adeguati strumenti legislativi per la libertà del territorio. Ma le leggi vanno osservate e vanno applicate, seriamente e nei confronti di tutti. Non possiamo prendercela con la fatalità. È un'offesa a Dio che ci ha dato la libertà per costruire e non per distruggere. Tutti dovremmo essere consapevoli della salvaguardia del creato. Bisogna educare ed educarci in maniera sempre più capillare all'amore della natura. Occorre fermarci all'ultima prevenzione, osservando quelle elementari norme di sicurezza dettate anche dal buon senso. L'ultima considerazione, a distanza di 14 anni ancora si verificano eventi simili a quelli. Grazie Fabrizio, adesso sì, passerei la parola a Pietro Nardiello, che ha ascoltato a questo punto un po' tutti, anche ha recepito l'osservazione di Fabrizio. Prego. Poi abbiamo un altro momento sì, di lettura. Parto, la tragedia di Soverato fu una tragedia vitale, è stata una tragedia vitale, quindi allargo quello che ha detto l'assessore prima. È stato un lutto locale, un lutto almeno nazionale. Vi ricordo soltanto qualche episodio di qualche amico ritrovato poi fra Milano, Torino, e nel momento in cui lo incrociavi per strada dicevi ma tu sei tizio. E allora il pensiero andava subito al campeggio del Giai, i momenti vissuti insieme in questo sogno meraviglioso lì. Quindi una tragedia nazionale che continua. Sulla prevenzione idrogeologica, io faccio un esempio molto semplice, voglio fare anche l'avvocato del diavolo. Napoli sarebbe stata, io abito a Napoli adesso, una città che non doveva essere costruita, perché è costruita praticamente in collina. E l'intero territorio nazionale è per il 90% costruito in montagna. L'Italia è un paese di montagne, quindi anche la pianura padana poi si allaga quando il borsa arriva. Allora, l'aggressione, come ha detto il consigliere Valdo Esposito, non può avvenire, questo è giusto, non può avvenire l'aggressione del territorio, ma la cura sicuramente sì. E allora dobbiamo fare noi giusta informazione e dire che i 35 milioni di euro, 70 miliardi di lire, sono numeri, sono cifre che continuiamo a ripetere, ma che probabilmente sono anche forse un po' sparati lì. Perché basta passeggiare tra le strade di Napoli e vedere che alcune chiese sono al di sotto del piano di calpestro stradale attuale, quindi non perché gli antichi erano stupidi, ma perché probabilmente qualche alluvione le ha portate via e adesso noi passeggiamo proprio al ridosso di Piazza Municipio, c'è un esempio di una chiesa eccezionale, fantastica, però il piano stradale 4-5 metri più in alto rispetto a quello di 500 anni fa. Genova è la stessa cosa, De André lo ricorda in quella canzone che cos'è la Ligure, però se noi non facciamo almeno manutenzione ordinaria, quello sì, si ripeteranno ciclicamente queste cose, perché poi l'evento eccezionale in un paese come l'Italia accadrà sempre. E purtroppo fa parte della vita, quindi la religione non è che ci viene in questo caso in conforto, ma ci spiega il motivo di questa vita, perché prima o poi dobbiamo lasciarla questa terra. Poi spera di non lasciarli in questo modo drammatico, dobbiamo farci una ragione, quindi l'evento straordinario in questo pianeta accade, lo tsunami, chiamiamo lo tsunami di lui universale, come noi parlavamo, però l'evento straordinario accade. Questo a detta della a chiusura della, di quanto ho ascoltato. Ritornando al sogno meraviglioso, sì, non è un affresco bruzzettissimo come detto da Galatea, è un amore per le persone soprattutto. Questo è quello che ci tengo soprattutto a sottolineare, un amore che continua da oltre 20 anni, che continuerà sempre, che racconterò, che stiamo raccontando praticamente la mia figlia, che ha 4 anni e mezzo, che è nata proprio grazie a quell'amore, nato lì, in quel campeggio. E come ho detto prima,
in Calabria patisci tanto prima di capire che, prima di raggiungere il bello, soffri di più che in altri luoghi. Ma questa è un po' la metafora del sud, dove hai la bellezza davanti agli occhi ma non te ne rendi conto. Quindi non riesci a rispettare i tuoi luoghi, non riesci a capire che sono luoghi fantastici, che c'è gente eccezionale, con tutti i problemi. Poi è inutile raccontarci, è come dire che la Campania non ha i suoi problemi, che la Sicilia non ha i suoi problemi. Abbiamo visto stamattina cosa è successo a Perugia, quindi con penetrazioni targetistiche, camorristiche. È oggettivamente sotto gli occhi di tutti, e quello che faccio durante il mio percorso, durante il libro, mi guardo intorno e racconto. Perché è così. Però è il raccontare quello che c'è dentro di noi che diventa molto più difficile, che diventa speciale secondo me. Lo possiamo fare sicuramente insieme, lo si può fare con un libro, lo si può fare con un documentario, lo si può fare stando insieme riflettendo, con un quadro, grazie al concetto raggiunto. È bello ritrovare le parole proprie in un dipinto, in due dipinti, è bello, vuol dire che c'è stata una riflessione interiore. È quell'interiorità che mi porto dentro da tanti anni. E niente, concludo così ringraziandovi, dicendo grazie a voi e a tutti quanti che hanno permesso questa giornata. Grazie, grazie. Chiedo, io il libro ho letto già una volta velocemente, ma l'ho letto già. Appunto, adesso ho motivo per rileggerlo e per fare ulteriori considerazioni. Abbiamo terminato, ringrazio veramente tutti, ringrazio voi soprattutto che ci avete ascoltato con tanta pazienza, complimenti, scusa uno, va bene, e ringrazio Siriporto Esposito, Monsignor Antonio Cartisani, la professoressa Bianco, Francesca, vero? Francesca Bianco, Pietro Nordietro, Fabrizio, e da questo do la parola a Marco Marchese che è pure intervenuto, a Ricardo, soprattutto adesso un attimo di pazienza perché Daniele, prego, deve parlare il signore, deve dire qualcosa? Sì, ma c'era la dottoressa Turelli che doveva Va bene, allora ne parliamo, aspettiamo la Veloa. All'artista grazie la protagonista del nostro contrario, grazie, bene, sì, prego. Durante alcune presentazioni di questo libro noi abbiamo fatto un reading con accompagnamenti musicali e dei pezzi recitati. Alla fine, come qualcuno avrà potuto vedere su in internet, chiudiamo mentre l'attore recita l'ultimo passaggio, che è quello del suo libro, che alla fine è la fine del sogno, con un omaggio a chi non c'è più. E quindi mi invito a fare questo omaggio. Tutti in pista, non voglio vedere nessuno seduto e mani verso il cielo. Era Andrea, sempre lui, il DJ, che dalla sua console incitava il pubblico. Amici del tempo indeggiare, avviamoci tutti insieme verso la fine di quest'estate. La discoteca era riempita in ogni ordine di posto. Un angolino per ballare bisognava conquistarselo. Sembrava di essere al Rimini. Sentivo la pelle accarezzata da una lieve frescura. Guadagnai quasi il centro della pista.
e come per incanto mi apparve lei, più bella che mai, disinvolta e sicura. Capelli mossi e scuri che le accarezzavano la pelle, le spalle, lineamenti decisamente mediterranei, occhi profondi. Raggiunsi il bar, bevi una birra tutta ad un fiato, rividi Nunzio. Ma cosa fai qua, gli chiesi, è tutto il giorno che ti cerco. Non ricevetti risposta. Nel frattempo vidi un'auto, già carica di bagagli, e che si avviava verso l'uscita, con Marco, Melania, Angelica, Martina e Francesco. Stanno andando via, pensai, e non mi hanno neppure salutato, constatai con amarezza. Ma cosa succede? Ritornai nuovamente in pista, sembrava che ci fossimo solamente io e lei. Non sentivo più nemmeno la musica. Qualcuno forse aveva spento le casse. I nostri occhi si incrociarono più volte. Non occorrevano parole, gli sguardi erano molto più loquaci. Le mani stavano quasi per sfiorarsi. La voglia di toccarsi era tanta. Una volontà incontrollabile che avrebbe raggiunto mete delle quali non si sarebbe potuto più ritornare indietro. Improvvisamente provai un grande dolore allo stomaco. Una strana sensazione, proprio come se qualcuno mi avesse colpito con un calzotto. Respirava a fatica, le luci diventarono fioche e le immagini sempre più sfocate. Sembrava che qualcosa di soprannaturale mi stesse trascinando lontano da lì. Un vortice nel quale ero violentemente caduto senza che vi fosse la possibilità di trovare nemmeno un semplice appiglio, un qualsiasi sostegno che mi consentisse di provare ad uscire da quel tunnel che sembrava infinito. Una lotta in pari contro qualcosa o qualcuno, a cui non potevo più oppormi con le mie esigue forze. Oramai avevo perso il controllo di me. Qualcosa trascinava via il mio corpo. Non riuscivo a capire di cosa si potesse trattare. Il buio della notte era diventato il sovrano indiscusso. Mi sentivo bagnato come se mi fossi immerso tra le onde di un mare in tempesta, piccolo oggetto trascinato verso il nulla. Un rumore con insistenza sembrava stesse martellando la mia testa. Diamine, era il filo del telefono che chissà da quanto tempo stava squillando. Con fatica riuscii ad allungare la mano e a sollevare la cornetta. Dall'altro capo era Marilena, angosciata e in lacrime, che con appena un filo di voce mi disse: «Presto, accendi la TV. Un'alluvione durante la notte ha distrutto il camping Leggiare. I TG parlano di 12 morti e un disperso». Lentamente iniziai a svegliarmi, mentre una copiosa pioggerellina picchiava sugli infissi della finestra. Gli occhi semichiusi cercarono il calendario appeso alla parete, illuminato da un piccolo spiraglio di luce proveniente dall'esterno. Eravamo giunti a domenica 10 settembre, il giorno in cui l'Italia si apprestava a proclamare la sua donna più bella. Diedi uno sguardo all'orologio, erano le 7:30 del mattino. Marilena è cascata dal letto, pensai. Posai una mano sul mio volto, provando a darmi una scossa. Era ancora intontito, proprio come quando ti scaraventi giù dal letto perché non hai sentito la sveglia. Non avevo ben compreso la gravità di quella telefonata, o forse la mia mente, poi il mio cuore, non volevano cedere il passo e lo spazio alla razionalità. In tutta fretta cercai il telecomando, che ritrovai tra le lenzuola. Accesi la TV cercando un TG. Un'edizione straordinaria, ecco scorrere sul teleschermo le immagini di una colata di fango, che sembrava interminabile. Nel mezzo di quel marrone, visto al nero, piccoli cespugli di verde. Forse qualche albero, poi carcasse di autovetture, roulotte ammassate, come uno scasso di periferia. No, mio Dio, un paio di cartelli con la scritta camping Leggiare. Il campeggio, il nostro campeggio, non c'era più.
sono in lacrime, disperato. All'improvviso mi sembra di essere caduto in un incubo. Quella mattina era finito un sogno meraviglioso. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo dato la parola a tutti, ti dicono che in sala c'è un volontario per Licalsi, in Mastria, e non sarebbe completa questa nostra giornata se non avessimo avuto la parola, prego. Grazie, non aspettavo questo intervento, sarò brevissimo. Qui l'arcivescovo probabilmente comincerà a ricordarsi di me. Io opero pure nell'ospedale. Sarà stata una fortuna quel giorno di non trovarmi in mezzo ai miei amici che purtroppo sono rimasti lì, perché il destino ha voluto che io cambiassi una reperibilità che coincideva con la mia venuta al campo del Giade. E per fare un favore al mio collega gli ho detto no, resto io reperibile. Questo probabilmente mi ha salvato e ho dovuto soccorrere i superstiti e sicuramente di me è rimasta quell'immagine e sicuramente non è stato facile, avendo operato anche presso la medicina legale, rivedere tutti i miei amici in quel momento che erano nelle bare. Sono ricordi che non possono essere dimenticati e sicuramente auguro a tutti voi ragazzi di essere vicini ai volontari e di ispirarvi a quelli che sono i principi del volontariato, che i miei amici che non ci sono più hanno rappresentato degnamente di te, perché di sicuro si diceva all'inizio sono molti tutti disabili, non è vero, prevalentemente sono molti, molti volontari. E Catanzaro in questo momento particolare, ci tengo a dirlo, rappresenta l'esempio più, un esempio unico in campo mondiale della morte di tanti volontari per salvare tanti disabili. Grazie. Vi chiedo veramente l'ultimo minuto di attenzione, evidentemente la giornata è piaciuta, le sorprese non finiscono, abbiamo adesso mi pare un poeta, una poesia, sì, la vuole leggere il poeta stesso? Il poeta stesso la leggerà, sì, Franco Carris, che ha una poesia. E poi ci salutiamo tutti quanti, grazie. Prego. Intanto mi presento, mi chiamo Franco Carlis, mi corre l'obbligo di ringraziare la dottoressa Culenti, presidente dell'associazione minori, Universo Minori. Ringrazio il dottore Pietro Nardiello, autore del libro dal titolo Un sogno meraviglioso, per il privilegio che mi hanno dato per condividere insieme con voi un piccolo pensiero sulla tragedia del Giare insomerato del 10/9/2000. Grazie di cuore al ministro del Ministro del Dottor Sindaco. In occasione di questa tragedia io ho scritto un piccolo pensiero. Teatro della tragedia il camping Leggiare di Soverato. A circa 30 km dal capoluogo, dopo 48 ore di pioggia battente, il piccolo torrente è diventato un grosso fiume in piena. Detriti e resti di ogni genere hanno fatto da tappo, per cui le migliaia metri cubi d'acqua hanno invaso il camping e la diga, formatasi per l'incuria dell'uomo, ha ceduto portando così l'ondata di fango. Un'ondata che nello spazio di qualche minuto il camping è stato nettamente cancellato, trascinandosi bungalow e auto violentemente nelle acque del fiume, finendo così la loro corsa nel mare. Un brutto ricordo che ancora oggi rimane è quello della scomparsa del nostro amico catanzarese Vinicio Caliocchi, custode del camping di Leggiare, travolto dall'alluvione che distrusse il campeggio, provocando la morte di 13 persone
da quella micidiale ondata assassina, così è stata definita. Quella notte mio fratello gridava e mi tendeva la mano affinché lo aiutassi, dice tremante il fratello di Vinicio. No, non sono riuscito ad afferrarlo, la violenza dell'acqua me lo ha trascinato via, quasi rubato dalla mano, e da allora non l'ho visto più. Questa è una ferita nella carne per il fratello di Vinicio, che ancora oggi brucia. Luca si trovava insieme a Vinicio quella tragica notte, che solo per un miracolo è sopravvissuto a quel tragico nubifragio. Forti e coincise sono state le parole di un assistente del libro, compagno di Luca e di Vinicio, che ha vissuto attimo dopo attimo la tragica morte che gli si presentava davanti ai suoi occhi sotto forma di una tremenda bomba d'acqua. L'onda proveniente dal lato opposto del fiume Beltrame, ha detto l'uomo impaurito, portava con sé alberi e pali dell'elettricità con una forza pazzesca, insieme a elettrodomestici incastrati ai corpi umani. A distanza di 4-5 anni dalla tragedia, affioravano sulla spiaggia di Squillaci i resti di una persona morta nel camping di Risoverato. Molto probabilmente il corpo è stato trasportato dalle mareggiate che si sono abbattute sul litorale ionio. I carabinieri, non avendo avuto nessuna segnalazione di persone scomparse nella zona, hanno pensato trattasi di un cadavere di una delle 13 vittime della tragedia di Soverato. Finisco. Mi chiedo scusa. Purtroppo la tragedia delle giare di Soverato ci ha lasciati tutti sgomenti, senza fiato. Un forte temporale nella notte si abbatté nel campeggio. Gridavano dalla paura. Tutti hanno avuto la peggio. Erano quasi le 5 del mattino, ognuno ancora dormiva, sul camping un grande nubifragio, nessuno li avvertiva. Tanti feriti, tanti dispersi, 13 morti quella mattina, tutta colpa di quella maledetta onda assassina. I volontari e i soccorritori erano disperati, atterriti, alberi, macchine e colpi galleggiavano in mezzo ai detriti. C'era grande terrore, sgomento, paura, ognuno gridava, sperando che qualcuno li soccorreva e li aiutava. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.